Chiudo gli occhi e penso a lei. Il profumo dolce nella pelle sola e una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare. Senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore, solo amore è quello che sento. Dimmi perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo te. Dimmi perché quando credo, credo solo in te. Grande amore, dimmi che mai, che non mi lascerai mai. Dimmi chi sei, respiro dei giorni miei d'amore. Dimmi che sai, che solo me sceglierai. Ora lo sai, che sei il mio unico grande amore. Che sei il mio unico grande amore. Grazie. Oh, bravo, bene. Grazie. Bene, bene. Come ti chiami? Mirko Di Bartolomeo. Dove sei, Mirko? Poggiorsini, provincia di Bari. Oh. Oh. Quanti anni hai? 13. 13 anni. Guarda, sei proprio... elegante. Era un momento, sto parlando lì. Scusa. Sei proprio e tu intervieni. Come ti chiami? Come ti chiami? No, dicevo, hai cantato un pezzo che, insomma, che tutti conosciamo, Il Volo, che lo cantano in tre. Tu l'hai cantato da solo. Quindi. Grazie. E non soprattutto, era per niente facile. Soprattutto un'intonazione perfetta. Ma tu studi? Studi sì, canto? Sì, sì. Studi anche qualche strumento? Pianoforte. Bravo. Io ti faccio i complimenti perché non era facile fare una canzone che cantano in tre. Ma che dici? Le stesse cose che sto dicendo. Cioè, Loredana ti anticipa e non dici niente. Ho capito. E tu ripeti. Dici, mi associo a quello che ha detto Gigi. Mi associo a quello che ha detto Gigi. Basta, capito. Vai, Arisa. Bravo. Allora, io ho avuto i brividi, ma sai perché? Perché hai un timbro molto vellutato. Hai detto la stessa cosa di Gigi. Veramente? Sto scherzando. Non me ne so. Sei intenso, sei emozionante. Grazie. Ti ho sentito subito. Bravo. Volevo sottolineare una cosa. Tu adesso hai cantato una canzone... diciamo, tra virgolette, con un po' una voce impostata. Che altro potresti cantare tu? Chi ti piace? Dimmi un'altra canzone che ti piace. Cioè, oltre a me, chi ti piace? Oltre Clementino. Tranne Clementino. Non lo so, La Voce del Silenzio. La Voce del Silenzio, la vuoi cantare? Un pochettino. Sì. Aspetta, accompagno oh, io. Vedi? Ecco come grazie. Iniziamo a corrompere. Uno il con la macchina, un altro con la canna. Io non ho bisogno di giocattoli. Lui è l'incantatore, capito? Per farsi scegliere. Lui incanta. La Voce del Silenzio. Fammi vedere una cosa, dovrebbe essere lei. Volevo stare un po' da sola. Vieni qua, vieni, vieni. Canta un po'. Volevo stare un po' da sola. Volevo stare un po' da sola. Ok, perfetto, non ti muovere. Guarda, facciamo così. Anche questa non è facile. Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E torno a vivere troppe cose che credevo morte ormai. Vorrei una voce. Ti accorgi che il silenzio ha
conto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore. Stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai. Che non avevi perso mai. Che Mano bacio. Bello, che bello, forte. Bello. Bravi. Ma com'è cantare con Gigi? Com'è? È emozionante. Bravo, bravo, bravo. Sei stato molto bravo con Gigi. Almeno l'hai fatto contento, così non si dispera quando sceglierai me. Esatto. E quindi... Siamo arrivati alla risa dei conti, comincia okay, tu. Ok, a risa dei conti. Sì, allora, guarda, se vorrai venire con me, io sarò felicissima di accoglierti nella mia squadra. Mi piacerebbe troppo, guarda, mi piacerebbe troppo. Grazie. Secondo me è giusto che tu stia col maestro Gigi D'Alessio. Buono, bravo. Però se vuoi venire con me, mi fa piacere, insomma. Devi scegliere tu. Per me... tutti bravi, però ne ho uno. Uno, quindi già sei fuori. Ma che ne sai tu? Ha detto ne ho uno. Uno che mi piace tanto. Metti che! Lo dico? Vai. Gigi D'Alessio. Ehi tu, ti è piaciuto questo video? Allora iscriviti al canale di The Voice per vederne tanti altri. Un salutone, ciao aiuto!